Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi iniziando dalla fine. Oggi parleremo di nuovi indizi che puntano verso l'improbabile matrimonio tra Nintendo e Microsoft e anche di tutti quei titoli che purtroppo non vedremo alle 3. Ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like o iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche, anche perché stiamo per raggiungere i 17.000 iscritti. Poi mi raccomando, seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram, e se vi sentite dei Real Poracci, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD, un'opera d'arte. Iniziamo con qualche notizia da trattare al volo e anche oggi apriamo TG Poro con un pensiero rivolto ai collezionisti che ci seguono da casa. Ciao. Nintendo ha annunciato l'arrivo di un nuovo amiibo, preso direttamente da Skyward Sword. Si tratta infatti dell'accoppiata Zelda e Sol Kanubi, pensata per uscire in contemporanea con il ritorno in HD del classico dell'era Wii il 16 luglio 2021. La statuetta consentirà di spostarsi tra cielo e terra in qualsiasi luogo ci si trovi, una funzione di viaggio rapido accessibile ovunque e non limitata solo ad alcune zone. L'amiibo sembra spettacolare e si unisce ai Joy-Con in edizione limitata nella lista degli accessori da avere assolutamente appena saranno aperti i pre-order. Vi consiglio quindi di entrare nel gruppo delle offerte poracce per essere sicuri di ricevere la notifica appena diventerà disponibile. Il sito giapponese riporta un costo leggermente sopra la media che dovrebbe corrispondere circa a 25€, ma il prezzo ufficiale per noi europei non è ancora stato confermato. Pensate comunque di prenderlo? E a proposito di annunci improvvisi, dal 26 di questo mese, ovvero da mercoledì della prossima settimana, saranno aggiunti 4 nuovi titoli Super Nintendo e un titolo NES all'offerta del retrocatalogo del Nintendo Switch Online. Si tratta purtroppo di una raccolta di titoli un po' anonima, ma quello che più brucia è che la versione giapponese del servizio ha ricevuto, ancora una volta, ben altro trattamento. Al posto di Spanky's Quest e Super Baseball Simulator sono stati aggiunti Doomsday Warrior e Fire Emblem Genealogy of the Holy War, titolo di cui parlavamo proprio qualche giorno fa. E sapete cosa significa questo? No? Beh, ne parliamo fra poco, ma non credo ci siano buone notizie all'orizzonte. Prima di tornare a discutere delle tre, però, è il caso di ritornare sulle speculazioni che vorrebbero Nintendo e Microsoft sempre più vicine a un qualche tipo di accordo. Ancora una volta le informazioni trapelate arrivano dal caso giudiziario che vede contrapposte Apple ad Epic Games, dove sono tantissimi documenti fino ad ora confidenziali che stanno venendo resi pubblici. La cosa più interessante di tutta questa storia è che durante le discussioni in tribunale sono tantissime le informazioni collaterali che trapelano dagli interrogatori e molto spesso riguardano aziende del settore non coinvolte direttamente nella disputa. Ad esempio, un membro del team Xbox è stato chiamato in aula per discutere l'arrivo dell'xCloud su iOS e altre piattaforme. Come fa notare il giornalista Stephen Totilo, la trascrizione della deposizione è stata resa pubblica, ma solo parzialmente. Gran parte di essa è stata infatti oscurata. Dietro all'atto di censura ci sarebbe proprio Nintendo che avrebbe richiesto la cancellazione di parti della trascrizione perché contenenti informazioni riservate riguardanti trattative tra Nintendo e Microsoft. Insomma, l'azienda di Kyoto e quella di Redmond sembrano più vicine che mai e i buoni rapporti a quanto pare non si sono fermati all'arrivo di Banjo's Smash o alla presenza di titoli come Ori e Cuphead all'interno della libreria Switch. Nintendo stessa sembra coinvolta in trattative per ora ancora top secret, che magari non avranno nessun seguito, ma di cui molto probabilmente potremmo sentirne parlare molto presto. Chissà, magari durante le tre di quest'anno potremmo iniziare a vedere i nuovi frutti di questa collaborazione ormai sempre più probabile. Ma a proposito di E3, sono qui per darvi le brutte notizie. L'hype per l'evento è sempre tanto, ma come dicevamo proprio l'ultima volta, l'importante è non volare troppo con la fantasia e rimanere sempre con i piedi per terra. Quindi se da una parte è giusto gettarsi in predictions e speculazioni, dall'altra è anche inutile illudersi che vengano mostrate cose che sicuramente non saranno presenti. Quindi vediamo quali sono i titoli che sicuramente o molto probabilmente non vedremo in queste tre. Partiamo forse dall'assente più doloroso. È proprio di ieri la conferma che non vedremo nulla di Hollow Knight Silksong alle 3. L'attesissimo seguito di uno dei titoli indie più importanti degli ultimi anni
è ormai latitante da gennaio, quando una corposa anteprima sulle pagine di Edge aveva riacceso le speranze dei fan di poter vedere arrivare il titolo nell'immediato futuro. Purtroppo la smentita arriva proprio dai suoi creatori, i Team Cherry, che nel Discord ufficiale dedicato al gioco hanno dichiarato di non aver nessun intervento o annuncio in programma per l'E3 di quest'anno. Mettiamoci il cuore in pace e continuiamo, se non altro, a sperare in un'uscita prevista entro la fine del 2021. Passando invece ai rumor, secondo l'insider Jeff Grubb, ormai un nome ricorrente su questo canale, si metterebbe male anche per la lineup Microsoft, visto che né Everwild né Hellblade 2 sarebbero pronti per essere mostrati in modo approfondito il mese prossimo. Si tratta di titoli in realtà già annunciati da un bel po' di tempo, ma la cui lavorazione sta richiedendo più del previsto. Da una parte il team di Hellblade avrebbe spostato da poco il lavoro sull'Unreal Engine 5, mentre Rare ha visto il suo precedente Creative Director lasciare la compagnia a ottobre 2020 e anche Everwild potrebbe aver risentito di questo abbandono. Soprattutto dopo il passo falso fatto con Halo lo scorso anno, è comprensibile che Microsoft decida di andarci con i piedi di piombo quando si tratta di mostrare i suoi titoli più importanti. E poi non dimentichiamoci che quest'anno può contare sul supporto di Bethesda e la possibile esclusività di Starfield. Secondo Grubb, anche l'attesissimo Elden Ring è fuori dai giochi per quanto riguarda la fiera digitale, nonostante i rumor e leak che continuano a susseguirsi. C'è anche da dire però che Grubb non si è rivelato essere la fonte più affidabile per quanto riguarda il lavoro di From Software, quindi i fan potrebbero ancora sperare in un reveal improvviso, anche se Bandai Namco e il team di Miyazaki sembrano tutt'altro che pronti nello svelare finalmente Elden Ring, gioco che a questo punto rischia di slittare al 2022. E per chiudere, a mio avviso, l'aggiunta di Fire Emblem 4 all'offerta del Nintendo Switch Online giapponese ridimensiona un po' le dichiarazioni di Zippo che ne volevano un remake pronto per essere annunciato durante l'E3. Vedo più probabile uno scenario con una release in HD con tanto di traduzione ufficiale, esattamente come è accaduto per il primo episodio della serie giusto qualche mese fa, sperando che questa volta non si tratti di un'uscita solo in digitale a tempo limitato, che insomma ne farei volentieri a meno. Voi cosa ne pensate di questi assenti illustri? Siete ancora in hype per l'E3 o l'entusiasmo si è un po' ridimensionato? E per chiudere, poracci, vediamo i risultati del sondaggione. Vi ho chiesto se secondo voi Crash arriverà su Smash e più della metà di voi ha risposto in modo affermativo, aspettandosi anche un reveal in grande stile in apertura del Direct dedicato all'E3. Anche io un pochino voglio sperarci, ma per quanto riguarda i lottatori di Smash non ci ho preso quasi mai. E ci sono ancora troppe incognite per quanto riguarda gli ultimi due lottatori. Si parla tanto di un nuovo accordo con Microsoft, o magari dell'aggiunta del cacciatore di Monster Hunter per celebrare un brand che è diventato ormai importantissimo all'interno dell'ecosistema della console ibrida. Non so, su questo per ora non mi esprimo, ma grazie comunque per aver dato, come al solito, tantissime risposte che hanno saputo riaccendere la mia fantasia. Ci vediamo al prossimo sondaggione. E poracci, questo era tutto per oggi. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti qua sotto. Vi do appuntamento al prossimo video, che potrebbe non essere domani, ma cercherò comunque di farmi vivo in un modo o nell'altro. Quindi, alla prossima! Io sono il Poro Redacted, Michele E3, ciao! Com'è possibile che partono gli allarmi nei momenti più sbagliati del mondo? Dammi una risposta. Ciao.